Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù. Di buon sacco vi vogliamo presentare. A tre giorni dalla conquista matematica della Serie D, il Ponzacco scende di nuovo in campo contro l'Arzignano per la semifinale di andata della Coppa Italia. Coppa Italia è diventato obiettivo primario di questo finale di stagione. Arbitra il signor Guartieri di Asti, assistenti Locatelli e Biava di Novara. Gran raccolta anche quest'oggi, seppur di mercoledì alle ore 16, il tifo ponzacchino, tutti a cantare ed incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto, che sarà poi, come vedremo, un'apoteosi. Arzignano, squadra paese vicino a Vicenza, parte l'incontro. Tamberi cerca di incunearsi in area, Benedetti lo ferma in calcio d'angolo, avrà la peggio il difensore vicentino che dovrà uscire per infortunio. Doveri prova il tiro, la carambola, Maragna è bravissimo a sventare il tiro, Tamberi si accentra, il cross però è liberato all'area di rigore da Friggi. Si fa vedere l'Arzignano, Fiale commette fallo su Azzolini, cartellino giallo per il capitano, non era in diffida, ci sarà anche al ritorno. Batte Tecchio, la palla sulla barriera e che finisce in fallo laterale. Primo tempo avaro di emozioni, partita combattuta a centrocampo, gran pressing dell'Arzignano, ma qua è Bortoletti, spizza per Tamberi davanti a Maragna che compie un autentico miracolo dicendo no al gol a Federico Tamberi. Bellissima la parata di Maragna e Bortoletti di testa va in cielo, ma la palla finisce fuori. Diceva partita difficile, gran pressing della squadra vicentina a bloccare tutte le trame della squadra di mister Lazzini. Brega, il cross in mezzo, Friggi respinge, Balleri di testa, ancora Friggi di testa e poi libera Azzolini, ma recupera la palla ancora Tamberi. Lisci sulla sinistra cerca di andare sul fondo, si incunea fra due difensori e poi cade a terra rischiando anche la munizione, ma l'arbitro Gualtieri di Asti dice che può finire qua il primo tempo. Si passa alla ripresa, nessun cambio nell'intervallo per le due squadre. È il Ponzacco che lancia lungo, Balleri verso Granito, calcio d'angolo battuto da Barzotti, Granito è solo a porta vuota ma calcia al lato. Fa vedere l'azione più pericolosa dell'Arzignano, Benetti sulla sinistra, il cross in mezzo è bravissimo Barzotti ad anticipare Trinchieri che poteva scaraventare la palla in rete a un metro dalla linea di fondo. Doveri, palla sul secondo palo per Tamberi, il tiro di destro però è fuori. Ammonito anche Doveri, era diffidato, salterà la partita di ritorno. E ora si entra negli ultimi 90 secondi, come sentite il pubblico rumoreggia per le decisioni arbitrali del signor Guartieri. Palla scotellata in mezzo, libera Balleri, Doveri porta palla e Azzolini che la recupera commettendo anche fallo su Doveri, ma l'arbitro concede la punizione ancora all'Arzignano facendo infuriare anche Bortoletti, ammonito anche lui, era diffidato e insieme a Doveri saranno squalificati per la partita di ritorno di mercoledì prossimo alle ore 15 a Vicenza. Il pubblico, tutti gli ultra sono alla rete e ai cancelli perché a contestare le decisioni del direttore di gara. Siamo in pieno recupero, ha dato due minuti di recupero al 90esimo, ma c'è un nuovo cambio nell'Arzignano, quindi ci sarà un altri 30 secondi da giocare in più di extra time, come vedete i tifosi infuriati alla rete. Si sono fatti sentire veramente
come sanno fare loro negli ultimi 5 minuti, è diventato il comunale una vera bolgia per accompagnare la squadra alla vittoria che arriverà proprio all'ultimo secondo, come vedremo nelle immagini. Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Sulla palla il numero 8 Tecchio, il numero 15 Baggio. Palla in mezzo, respinta dalla difesa del Ponzacco. Granito si avventa sulla palla, dribbla Tecchio che lo stende, cartellino giallo anche per lui. Giusta in questo caso la decisione del direttore di gara. Si cerca di battere il più velocemente possibile per tentare gli ultimi assalti alla difesa dell'Arzignano. E Garbini sulla palla, Trinchieri non dà la distanza regolamentare, viene richiamato dall'arbitro. Parte la battuta di Garbini, esce Maragna con i pugni, libera Baggio, ma recupera la palla Fiale, la metterà al centro per Bortoletti, la spizzata per Granito che si avventa e deposita in rete battendo Maragna, e qua esplode il comunale di Ponzacco. L'arbitro non fa nemmeno riprendere il gioco e decreta la fine dell'incontro. Ponzacco batte Arzignano 1-0 nella semifinale di andata. Decide Jonathan Granito con un suo guizzo al 93° minuto. Thank you.